Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Siamo giunti al 13° capitolo di questo nostro mini corso per videomaker e oggi parliamo di filtri. E quando andiamo a creare un video possiamo utilizzare vari filtri per migliorare la nostra immagine. Vorrei partire parlando del filtro polarizzatore. La luce bianca emessa dalle sorgenti naturali oppure da quelle artificiali non è polarizzata, non ha cioè un'organizzazione precisa nella sua propagazione nello spazio. Quando questa luce viene riflessa dalle superfici di alcuni oggetti, tutta o in parte, cambia le sue caratteristiche e diventa luce polarizzata. E la luce in natura può essere polarizzata linearmente o circolarmente. Si ha polarizzazione lineare quando la luce viene riflessa dall'acqua, da alcuni tipi di plastica, dal vetro, oppure quando attraversa l'atmosfera sotto certe angolazioni, in generale quando la luce viene riflessa da materiali isolanti. La polarizzazione circolare è invece tipica della riflessione della luce su superfici metalliche. E il filtro polarizzatore cosa fa? Impedisce il passaggio delle onde luminose riflesse dall'acqua o dalle altre superfici. In questo modo si può restituire ad esempio la trasparenza a un corso d'acqua illuminato dal sole, oppure si può rendere un cielo blu, ancora più saturo. Dette due parole sul filtro polarizzatore, passiamo al filtro ND, il filtro neutral density, densità neutra. Questo filtro è utilizzato per diminuire l'intensità della luce che attraversa l'obiettivo e colpisce il sensore, il che permette di utilizzare ad esempio diaframmi più aperti o tempi di esposizione più lenti di quanto normalmente consentito. Utilizzando un filtro a densità neutra possiamo ad esempio aumentare i tempi di scatto al fine di ottenere degli effetti creativi, nuvole sfumate o ancora scie di persone. Possiamo ottenere effetti setosi per l'acqua in movimento, ad esempio lo sappiamo tutti con le cascate, o ancora possiamo impedire ai soggetti in movimento di rimanere impressionati nella fotografia. Faccio un esempio, abbiamo una piazza in una città che vogliamo fotografare vuota, però abbiamo tanta gente che si sposta continuamente, utilizzando tempi di esposizione molto lunghi. Ecco, impediamo alle persone di rimanere impressionate nella fotografia. E come detto, possiamo anche utilizzare diaframmi più aperti, ottenendo effetti molto creativi con la profondità di campo in situazioni nelle quali non sarebbe possibile. Ad esempio, sotto il sole di mezzogiorno, col filtro a densità neutra, possiamo utilizzare un'apertura anche di 2.8 di diaframma. Tuttavia, se decidiamo di acquistare un filtro a densità neutra, assicuriamoci che sia di buona qualità, perché quelli economici che costano poco introducono delle orribili dominanti colore nelle nostre immagini. E soprattutto in campo video il filtro a densità neutra è fondamentale perché ci permette di tenere costante l'otturatore. Pensiamoci un attimo, come per la fotografia anche nel video, in determinate condizioni di luce, senza un filtro a densità neutra siamo costretti a cambiare la velocità dell'otturatore, del tempo di esposizione. E quindi per tutto il discorso che abbiamo fatto sullo sfocato del movimento, rischiamo di non avere lo sfocato del movimento che desideriamo. Mentre invece utilizzando un filtro a densità neutra, ovvero bloccando una certa quantità di luce che entra nell'obiettivo, ecco che possiamo lasciare il tempo di esposizione che più desideriamo. Esistono due tipologie di filtri a densità neutra. Possiamo avere i filtri a vite, che sono rotondi e filettati, in modo da essere avvitati facilmente sopra l'obiettivo. Hanno il vantaggio di essere piccoli e facili da trasportare. Lo svantaggio è che è necessario un filtro per ogni diametro di obiettivo, a meno di non utilizzare particolari anelli adattatori, che però possono anche causare eventuale vignettatura nelle immagini. Il secondo tipo sono i filtri a lastra, rettangolari o quadrati, si tengono davanti all'obiettivo manualmente o con dei portafiltri. Hanno il vantaggio di essere adattabili ad ogni obiettivo indipendentemente dal diametro e sono veloci perché non devono essere avvitati e svitati. Lo svantaggio è che mediamente sono più costosi dei filtri a vite. E i filtri a vite a loro volta si suddividono in filtri a densità costante, ovvero filtri che tagliano sempre la stessa quantità di luce che entra nell'obiettivo e che hanno un'ottima resa finale, creando pochi problemi di vignettatura, essendo poco spessi. Ma lo svantaggio è che dobbiamo avere un filtro per ogni intensità che desideriamo: ND2, ND4, ND8, eccetera, eccetera. Possiamo avere invece poi i filtri a densità neutra variabile. Queste sono due lenti polarizzate sovrapposte che una volta ruotate permettono di variare
la quantità di luce che entra nell'obiettivo. Il grande vantaggio naturalmente è che possiamo regolare la quantità di luce che entra in un obiettivo, quindi non dobbiamo comprare un filtro ND2, ND4, ND8, eccetera, eccetera. Abbiamo tutte queste varie intensità di luce in un unico filtro. Gli svantaggi è che, come potete vedere, lo spessore di questo filtro è notevole, quindi abbiamo un grosso rischio vignettatura. E poi va detto, questo tipo di filtri costa parecchio, molto di più rispetto a filtri a densità neutra costante, e se non si comprano di buona qualità anche in questo caso si rischiano di avere delle terribili dominanti cromatiche nelle immagini. Però un filtro a densità neutra variabile, ragazzi, per il video io lo ritengo fondamentale, per cui secondo me ne vale la spesa. Questo è un filtro variabile della Tiffen, se mi ricordo vi lascio il link in descrizione. Esistono poi anche filtri a densità neutra graduati, il cui effetto cioè è massimo nella parte alta e degrada via via che ci si abbassa fino a essere nullo nella parte bassa. È una tipologia di filtri molto utilizzata nella fotografia paesaggistica, quando abbiamo ad esempio un range dinamico molto pronunciato tra la parte alta dell'immagine dove c'è il cielo e la parte bassa dove c'è la terra. Passiamo adesso alla lente split diopter. Questo particolare filtro per metà è vuoto e per metà presenta una lente convessa, il che permette di mettere a fuoco contemporaneamente due piani diversi dell'immagine. Ma tutto ciò che non si trova sul piano a fuoco di quella mezza inquadratura risulterà fuori fuoco, compresi gli oggetti che sono sul piano di fuoco dell'altra metà dell'inquadratura. Questo è un filtro che è stato utilizzato molto nel cinema e che tutt'oggi ogni tanto viene ancora utilizzato per restituire quella particolare immagine. Ad esempio l'ha utilizzato molto Martin Scorsese nel film The Departed. Girare con questo tipo di filtri è molto complicato e limitante, perché sia la camera sia gli oggetti e i soggetti inquadrati devono rimanere immobili, perché se si muovono rischiano di finire nella parte sbagliata dell'inquadratura. È indubbio però che queste particolari inquadrature hanno sempre il loro fascino. Proseguiamo con i filtri close-up. Le lenti close-up sono in grado di trasformare una lente tradizionale in una lente con forte fattore di ingrandimento e ridotta distanza minima di messa a fuoco. Per questo sono spesso e volentieri utilizzate nel campo della fotografia macro. Naturalmente anche l'utilizzo delle lenti close-up ha i suoi svantaggi, perché anche queste, se di bassa qualità, introducono delle aberrazioni sferiche. Un altro svantaggio è la perdita in luminosità. Infatti, solo una lente riduce la luminosità di uno stop. Per cui anche in questo caso, come in tutta la fotografia in generale, soluzioni economiche daranno risultati economici. E concludiamo con i filtri UV. Chi non ha mai sentito parlare dei raggi ultravioletti? Ecco, questo filtro UV blocca per l'appunto questi raggi ultravioletti, soprattutto in ambienti dove la presenza di questi raggi è notevole, come ad esempio in montagna o al mare. Con il passaggio al digitale, la necessità di utilizzare questi filtri ormai è praticamente azzerata, perché filtri UV vengono direttamente installati sul sensore digitale. Tuttavia il filtro UV mantiene un compito molto importante. E qual è questo compito? Beh, essenzialmente protegge i nostri obiettivi. Io infatti su ogni obiettivo che utilizzo ho montato un filtro UV. Se ci pensate bene è molto più comodo sostituire un filtro UV da 20 euro piuttosto che sostituire un obiettivo da 600 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, comprate un po' di filtri UV. Ragazzi, anche questo video si conclude qua. Io spero di essere stato chiaro e spero che quello che ho detto sia stato interessante. Come sempre, ragazzi, io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate. Se avete dubbi o domande, come sempre, lasciatemi un commento qua sotto e io vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!